quando cerchiamo soprattutto il soddisfacimento dei nostri bisogni, rischiamo di usare le persone e di strumentalizzare le situazioni per i nostri scopi. Quante volte abbiamo sentito da una persona, ma questa usa la gente, e poi si dimentica, usare le persone al proprio profitto, è brutto questo. È una società che mette al centro gli interessi invece delle persone, è una società che non genera vita. L'invito del Vangelo è questo: piuttosto che essere preoccupati soltanto dal pane materiale che ci sfama, accogliamo Gesù come il pane della vita e a partire dalla nostra amicizia con Lui impariamo ad amarci tra di noi con gratuità e senza calcolo. Amore gratuito e senza calcolo, senza usare la gente, con gratuità, con generosità, con magnanimità.